La misericordia alta 5.000 metri, secondo Don Andrea Santoro, martire il 5 febbraio 2006 in Turchia. Io sono strafelice di dire grazie per aver accettato il nostro invito a Maddalena, la sorella di Don Andrea. Maddalena, sembra impossibile, perché ogni qualvolta si ascolta o si vede in immagini di repertorio di Don Andrea, sembra sempre che sia lì fuori ad aspettarci, per la freschezza e l'attualità di quello che diceva. Senti Maddalena, io non te l'ho mai chiesto, ma Don Andrea, caratterialmente com'è? Allora, Don Andrea esprimeva una sua qualità molto grande, molto forte, che tutti noi vorremmo avere, in parte speriamo di avere anche, che è la radicalità. Don Andrea aveva una spiritualità evangelica, nel senso comune, se vogliamo, no? Perché tutti siamo evangelici nel senso che seguiamo il Vangelo, ma lui era in modo particolare e raccomandava la radicalità. Il Vangelo non si annacqua, il Vangelo non si attutisce, non si attutiscono i colpi del Vangelo, il Vangelo è così com'è, integro. E quindi lui cercava, allora chiaramente questa sua integralità, questa sua forza, a volte si esprimeva anche in un atteggiamento di severità. Però era lo stesso che diceva... Della misericordia di 5.000 metri. Infatti telefonava poi la sera a qualche famiglia con la quale era stato un pochino più severo. Allora diceva, sentite, posso venire a cena da voi questa sera? Così continuiamo a parlare. E tra l'altro questo spiega, Maddalena, il motivo per il quale nelle parrocchie in cui è stato diventava comunque un punto di attrazione. Sì. Perché tu hai detto una cosa bellissima, l'integralità però... non va confusa con un integralismo, attenzione, assolutamente, che sennò faremo, non capiremmo la grandezza di quest'uomo. No, assolutamente. Ecco, lui praticamente si esprimeva così. Io vorrei portare la gente a Gesù. Questo è il mio compito. L'esperienza che lui aveva fatto quando aveva 35 anni in Terra Santa era propriamente questa, sentire questo Cristo vicino, sentire questo Cristo amico, sentire questo Cristo che... in una sua immagine e colloquio in una terrazza a Nazareth con Cristo, questo Cristo che gli diceva, vedi, io sono con te, ti sono vicino, tu non devi fare altro che questo, essere vicino alla gente. Maddalena, come riusciva ad essere ponte? Io penso non solo alle parrocchie romane, ma penso quando da Fidei Donum, come dono della diocesi di Roma, arriva a Trebisonda, questa parrocchia di Santa Maria che lui in brevissimo tempo riesce a trasformare. Come li costruiva questi ponti? Questi ponti lui li ricostruiva attraverso l'amicizia. Ecco, lui si sentiva amico della gente e la gente era amica. Quando sono tornata il mese dopo lì in Turchia, anche i negozianti, anche il barbiere, mi incontravano, capivano che eravamo del gruppo di Don Andrea e mi dicevano Pedere Andrea, è il segno che il loro cuore era con Pedere Andrea. E quindi erano amici. E questa amicizia era il dialogo. Cioè il dialogo non è, diceva lui, proprio lo esprime più volte, il dialogo non è parlare, discutere, vedere di incontrarsi soltanto con le idee. Non è questo. Il dialogo è veramente l'apertura dell'uno verso l'altro. Chi era l'altro, per Don Andrea? L'altro era l'amico, era... amato da Dio, e quindi c'è una preghiera bellissima in cui lui sotto la croce prega Gesù e dice, ma chi sono io se tu accetti di rifiutare? Chi sono io, no, per non accettare chi tu ami fino in fondo? E quindi termina questa preghiera dicendo, ora ho capito, tu ami, io amo, vale solo l'amore. Questo è Don Andrea, uso il presente, Don Andrea Santoro, quando viene... assassinato il 5 febbraio del 2006. Lui stringe in mano una Bibbia. Noi quella Bibbia tra un po' ve la faremo vedere, che è un altro dono grandissimo della famiglia ad una comunità qui a Roma. Non vi muovete, non ve ne andate. Ci andiamo un secondo in pubblicità. Un secondo. Noi oggi stiamo tornando sui passi di un eterno pellegrino, di un cercatore di Dio, Don Andrea Santoro, un dono della diocesi di Roma all'umanità. Assassinato il 5 febbraio del 2006 in Turchia, a Trebisonda, nella sua chiesa di Santa Maria. A raccontare di lui, oggi ho la fortuna di avere Maddalena, sua sorella, che io torno a ringraziare per essere qui.
Maddalena, abbiamo capito che un uomo che pur avendo trovato Dio aveva come missione quella di mettere gli altri sui passi di Cristo. E perciò lui si porta in Turchia. Sì, e non soltanto. Lui quando nell'80 era andato in Terra Santa a fare un suo pellegrinaggio a 35 anni per incontrare più profondamente Cristo, si poneva la domanda, ma come fare per accostare a Cristo la gente, ecco, così la chiamava lui, come fare, oppure il gregge, come offrire loro, diceva, una barchetta, no? Per, come faceva Gesù, ecco, come fare, perché la gente è stremata dalle cose da fare, dall'avere, dal possedere, è come allontanarla da questo per avvicinarla a Gesù, perché non c'è vicinanza con Gesù se c'è attaccamento alle cose, se c'è attaccamento a tutto quello che ci circonda, liberi di lasciare tutto e di seguirlo. E poi ancora lui diceva come comunicare veramente loro che Gesù è nella nostra carne. E lui diceva l'Eucaristia che cos'è? È la carne di Gesù, ma è la mia carne, è la tua carne. È bellissimo una sua riflessione sull'Eucaristia fatta a Betania e poi trascritta nel suo diario. Guardate, tra l'altro Maddalena ci aiuti anche a ricordare che gli scritti di Don Andrea Santoro sono qualcosa di straordinario e di profetico ancora oggi. Quando viene assassinato, Don Andrea stringe in mano una Bibbia. Quella Bibbia sono ancora visibili i segni dei proiettili. Sì. Ed è un dono che voi avete voluto concedere alla parrocchia di Gesù di Nazareth, che è stata la parrocchia che ha voluto fare richiesta di questa Bibbia. La si può andare a vedere, noi siamo andati per te e per noi con il nostro Simone Nestori. Ci vogliamo andare tutti quanti? Andiamoci insieme. È un documento straordinario. La Bibbia di Don Andrea è sacro testo in libro in lingua turca che ci è stata donata dalla diocesi di Roma. Si trova in questo luogo accanto a due icone che Don Andrea li fece realizzare nel periodo proprio in cui la chiesa è nata, nell'88. Diverse persone che non avevo mai visto si recano lì davanti a poter fare un segno di croce e una preghiera. Possono vedere un sacro testo ferito sì da un proiettile, ma che ci parla della parola di Dio. Don Andrea, ecco, dinanzi a questo sacro testo ha donato il suo sangue, ecco, pensando e contemplando quello che è il sacrificio di Gesù Cristo. Don Andrea l'ho conosciuto quando sono venuto qui a Verde Rocca ad abitare in agosto del 1981. Una domenica di agosto sono sceso perché cercavo una chiesa e lui si presentò, dice: io sono il nuovo parroco. Ma veramente qui la parrocchia non c'è? Dice: no, la parrocchia siamo noi, possiamo noi celebrare la messa e anche a casa tua se vuoi. Puoi chiamare altri condomini, e ho cominciato a chiamare e ci siamo riuniti a casa mia e abbiamo cominciato la celebrazione domenicale lì. Ho conosciuto Don Andrea Santoro sin dai primi giorni che è venuto qua in un'assemblea condominiale e ci disse, poiché non c'è la chiesa, chiedeva al condominio se la domenica poteva usare quel locale condominiale per dire la messa. Noi ci guardammo in faccia e gli dicemmo di sì. Ho conosciuto personalmente Don Andrea e l'ho conosciuto quando ero seminarista in seminario romano e durante un pranzo e eravamo seduti l'uno di fronte all'altro. Lo ricordo come colui che camminava nel portico del seminario con una Bibbia sotto il suo braccio. Mi ha portato al diaconato. Quando è stata la mia ordinazione nel 96, disse: il Signore ha scelto i peggio, a me come sacerdote e a te come diacono. Ho detto: guarda, a me come diacono sicuramente, che io sono uno dei peggio, però a te non credo. E allora mi disse sempre: prendi quella dalmatica, legala attorno alla vita
e servi gli ultimi. È di una bellezza assoluta questa, queste testimonianze sono veramente straordinarie per un uomo che non se n'è mai andato in realtà, Maddalena. Quello che noi abbiamo vissuto, io ricordo come se fosse ieri, eravamo qui a lavorare, è stato anche un travaglio nostro interiore. Come si raccontano figure come lui che continuano a vivere giorno dopo giorno? E sono presenti, ognuno lo sente presente, questa è l'eccezionalità, no? Credo, della cosa. Tu lo riscontri anche questo? Anch'io lo riscontro questo. E non so, tutti gli anni che sono passati da quando lui era nella nostra 14. Parrocchia... No, 14 anche dalla prima, morte, 14 ma della morte, appunto sì. Era stato già oltre 20 anni prima era stato lì. Allora, però tu senti la presenza, anche il parroco dice che quando va nelle case trova l'immagine di Don Andrea che c'era, era stato, ormai sono passati 30 anni diciamo, no? Fra quando è stato parroco, poi è andato via e poi è stato in Turchia. Un prete che sa scherzare su se stesso dice Dio ha preso gli ultimi, quegli scarti. Cosa, che tipo di prete voleva essere lui, Maddalena? Ecco, guarda, lui diceva, non basta, sempre tra i suoi scritti, no? Lui dice, è importante la carità medica, è importante la carità psicologica, è importante la carità, perché lui stimava molto, no? Anche le professioni, ma la carità evangelica, la carità sacerdotale, se non la diamo noi, chi la dà? E lui era preso da quest'ansia di essere un sacerdote fino in fondo, pur avendo studiato... per aiutare la gente, però, filosofia, psicologia. Lui leggeva molto questi libri e studiava, faceva anche gli esami, si iscriveva anche all'università in tutta la sua vita. Ma questo proprio per l'ansia di andare più in profondità, per andare più dentro la struttura della persona e aiutare la persona. E lui diceva anche, questo è molto importante, no? Lui diceva... Gesù passa attraverso la carne e il sangue, non nel senso cruento, ma attraverso te, la tua carne, il tuo sangue. E lui dice, tre cose servono, no? Per stabilire l'amore reciproco, l'amicizia reciproca. L'amore per Cristo, in primo luogo, l'amore fraterno, l'amore per gli altri, prestando se stesso a Cristo perché lui possa essere in mezzo a loro. Che è quello che esattamente che è quello che lui ha detto. Senti, Maddalena, il 5 febbraio 2006 era una domenica. Fino al martedì Don Andrea era stato a casa. Io mi ricordo, però correggimi se ricordo male, che mamma non voleva farlo partire. Sì. Perché le madri sanno tutto. Questa mi ricordi è una cosa bene. Che mi sconvolse allora. Ma Don Andrea aveva paura, aveva manifestato minimamente il dubbio che lui là, amatissimo, dopo 5 anni quasi, che stava 5 anni e mezzo, che potesse fare poi... Guarda, Andrea, io ricordo certamente questo momento, perché ero stata a pranzo con Andrea lunedì, lui è partito il martedì, e mamma mi tira da una parte e mi dice, diglielo tu di non partire. Perché ho detto io? Non lo so, ma tu diglielo, perché io glielo ho detto, ma lui non mi dà retta. Allora io ho detto, senti mamma, Andrea ha 60 anni, allora io dire a Andrea a 60 anni di non partire, ma lui è una sua scelta, primo. E poi dico, ma non vedi i suoi occhi? Erano trasparenti, erano tranquilli, erano così profondi. Io come faccio di fronte a quegli occhi di dire non partire? Non manifesta la paura. Certo non era incosciente e lui sapeva, ma diceva sempre questa è la difficoltà che hanno anche i cristiani, quei pochi cristiani lì, non soltanto io. E in nome di questo poi ha scritto... Una pagina meravigliosa di Vangelo. Maddalena, c'è tutto un capitolo che vorrei aprire. Voi state raccogliendo tutti i documenti, sì. Tutte le testimonianze come associazione. Don Andrea Santoro, io sono convinta che noi ci vedremo molto presto per raccontare che questa luce che tutti aspettiamo sta arrivando assolutamente. Guardate, con questa foto io vorrei chiudere. Questa è una famiglia santa, permettetemi, ma lo dico io, non lo devi dire tu. Grazie Maddalena Santoro. Io vi dico solo una cosa. Da Pompei, dove oggi celebriamo la Santa Messa per le ceneri, vedrete anche quella chiesa, quel santuario è quasi vuoto, ma la chiesa, i sacerdoti, i vescovi ci sono. Oggi sarà un inizio di quaresima un po' particolare, ma è un cammino che ci tocca, con o senza coronavirus. Grazie di essere stati con noi. Dopo arriva Monsignor Frisina. State con noi, non ve ne andate assolutamente.
Grazie. Maddalena, grazie a te. Grazie a voi. Grazie a te.